L'incontro qui tra Roberto Giachetti e Massimo D'Alema, moderato di Enrico Mentana, incontriamo il presidente del partito Matteo Orfini. Ecco, insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da questo incontro? Un uragano meteorologico sicuramente, o quasi, perché sta quasi per piovere, o anche politico? Speriamo non piova intanto, poi politicamente no, sarà un confronto, come è giusto farne in un momento come questo, in cui si discute del referendum costituzionale, anche di tante altre cose, ma prevalentemente di questo. Noi abbiamo sempre detto che ovviamente il nostro partito è per il sì, ma non abbiamo paura di confrontarci, anzi vogliamo confrontarci con chi nel nostro partito, come D'Alema e fuori dal nostro partito, ha fatto una scelta diversa, e siamo qui per questo, davanti alla nostra gente, purtroppo forse sotto la pioggia, ma insomma speriamo regga. Sì, sicuramente, insomma, la gente sta avvenendo. Ci sarà il tempo, anche l'occasione, per dire due parole su Roma, peraltro anche su delle elezioni che una parte di Roma dovrà sostenere, che saranno quelle per il municipio di Ostia. Ma questa sera non lo so, ne le stiamo dicendo durante la festa dell'Unità tutti i giorni, ci sono 5 dibattiti al giorno di cui il 90% sono dedicati alla nostra città. Ieri si è parlato anche del 10° municipio, del mare di Ostia, con un incontro specifico, quindi nei 20 giorni di festa viene affrontato. Questa sera è più un dibattito sulle riforme. Ieri c'era anche Libri TV e adesso pubblicheremo infatti il video. Grazie Presidente e buon incontro. Grazie a voi. Massimo D'Alema, che è stato IDS e poi IDS, il genitore del PD, che è stato Premier, che è stato Ministro degli Esteri. E c'è Roberto Giachetti, che... c'è un inevitabile approcciamento. Giachetti, che è vicepresidente della Camera e che è stato